L'FC Sciacquone in vantaggio per 2-1 sui ragazzi partenopei quando è da poco iniziata la ripresa. Costanza dalla bandierina, poi Olmo e Vitiello guadagna una rimessa laterale. Erano passati in vantaggio i Blaugrana grazie alla rete di Papa dopo pochi minuti, poi ribalta la situazione la squadra di D'Apuzzo grazie alla rete proprio del capitano, poi hanno una punizione di Costanza. Adesso è Riccardo Bilotto che cerca lungo D'Apuzzo, anticipato, poi la palla proprio non vuole saperne di scendere, ancora D'Apuzzo si gira bene sul destro, la mette dentro, poi allontana la minaccia il portiere dei ragazzi partenopei, Olmo prova dalla distanza, non inquadra lo specchio, si riprenderà da una rimessa laterale, rimessa dal fondo, pardon. Costanza qui intercetta il pallone, poi lanza, ancora Costanza al volo, si coordina, non colpisce bene il pallone. Dunque rimessa laterale sempre per Sciacquone, con Olmo che con il piatto sfiora la terza marcatura, poi Bilotto, l'attacco è ancora vivo per Sciacquone. Costanza rimpallato in fallo laterale, Capitanziani cerca di svegliare i suoi che sembrano un po' addormentati in questo inizio di secondo tempo. E Costanza lascia Olmo, scambia con Lanza, ancora una rimessa laterale. Seguiamo quest'ultimo attacco dei Sciacconi prima di chiudere il collegamento. Dentro per la spizzata di D'Apuzzo che sfiora la traversa. Sempre 2-1 dunque per l'FC Sciacquone sui ragazzi partenopei. Possiamo chiudere qui il nostro collegamento.